Dopo l'eccellenza riparte anche il settore giovanile con le categorie di elite. A un anno esatto dalla prima giornata del campionato 2020-2021, poi stoppato forzatamente causa pandemia, i ragazzi della Juniores tornano a calcare il terreno di gioco in una partita ufficiale. E così quei rituali prima della gara, che una volta apparivano banali, ora assumono un significato particolare. Il match day del Comitato Regionale Lazio è Pro Roma Montello Calcio, gara di cartello del girone B. Pronti via ed è subito il Pro Roma a rendersi pericoloso con il colpo di testa di Maturilli. Il Montello Calcio risponde con Canini che impegna severamente Cherubini. Al quarto d'ora ancora Canini sugli scudi ma in versione assist man. Traversone per il compagno di squadra Fortunato la cui girata termina di poco a lato. Al ventesimo il Pro Roma si riaffaccia dalle parti del portiere Ceci con la conclusione mancina di Casini. Al 34esimo Cherubini salva tutto su Canini con la complicità del palo. Al 41esimo da un corner di Caselli la spizzata aerea di Fortunato porta in vantaggio il Montello, grazie anche alla deviazione dell'incolpevole Capitan Gallo. Nulla da fare questa volta per Cherubini. Nella ripresa il Pro Roma prova l'assalto al fortino biancazzurro. Il neoentrato Rosa impegna Ceci in uscita bassa. Dall'altra parte Fortunato chiama ancora in causa Cherubini. Al 34esimo della ripresa il Montello raddoppia. Cannatelli va in pressing su Cherubini, la palla arriva sui piedi di Ilardi che con freddezza sigla il 2-0. Al 41esimo il Pro Roma accorcia le distanze. Sugli sviluppi di un traversone di Rosa si innesca una incredibile carambola in area biancazzurra, la palla tocca anche il legno prima che Casini ribadisca in rete la sfera mettendo tutti d'accordo. La gara sembra di nuovo aperta, ma nei minuti di recupero i padroni di casa non riescono a trovare il gol del pareggio. È il Montello Calcio ad aggiudicarsi i primi 3 punti della stagione della ripartenza.